Radio Sound Piacenza 24:18, 10 minuti, ospite telefonico Roberto Carbonetti, presidente provinciale FIPA Confcommercio, vicepresidente nazionale del SILB. Benvenuto su Radio Sound, Roberto. Grazie. Allora, la movida piacentina in queste ore è sul banco degli imputati. Volevo conoscere un po' il punto di vista, voglio dire, almeno da quello che si legge e si sente, no? Sì, in particolare stiamo parlando di quel tratto che riguarda la parte terminale del corso. Anche gli ultimi episodi, diciamo così, che non sono strettamente legati alle attività dei pubblici esercizi, hanno un po' fatto traboccare il vaso rispetto alle problematiche generali che riguardano quel tipo di area. Quindi, come dire, si è arrivati a un punto in cui bisogna davvero mettere mano e trovare delle soluzioni. Alcune soluzioni che sono state paventate, secondo me, non sono quelle corrette, ecco. Sì, perché si parla anche di una chiusura dei locali, no? Fra le altre cose, che esatto, non credo porti bene, nel senso proprio non solo economicamente, ma anche proprio a questo movimento. Esatto, anche proprio per la soluzione del problema. Per quella che è la mia esperienza in ambito nazionale, dove appunto mi occupo di pubblici esercizi in generale, di locali, vedo che le strategie attuate sono altre, quelle che portano alla fine dei risultati. Mentre invece vedo che le chiusure anticipate amplificano il problema. È un dato che viene dall'osservazione di altre esperienze che hanno dato dei risultati diversi, anche perché appunto parliamo del fatto che qui le problematiche, alcune potrebbero essere derivanti dalle attività poste in essere dai pubblici esercizi, e su queste possiamo attuare diverse strategie, come appunto vietare oppure limitare le attività all'esterno, portarle tutte all'interno, ridurre la musica, avere il servizio d'ordine, cioè possiamo studiare diverse strategie. Altri invece sono fenomeni che sono legati a questi giovani che girano, orbitano un po' ormai in tutti i centri delle città e che si insediano in queste zone un po' più così, che urbanisticamente sono un po' più buio, si prestano un po' di più a questi episodi un po' di borderline, definiamoli. Stavo pensando... Di queste cose sono vittime anche i pubblici esercizi, diciamo. Certo, così. Certo. Stavo pensando, ma la presenza di personale, no? Di sicurezza, il personale sì, di sicurezza ha le mani legate all'esterno del locale comunque? Assolutamente sì, per quello che è il quadro normativo attuale. Peraltro esiste un protocollo sugli addetti di sicurezza che è firmato anche da me come SILB, della prefettura di Piacenza, che definisce un po' quello che è il campo d'azione. Però trattandosi, come in tutti i casi un po' particolari dove ci sono esigenze diverse, a mio modo di vedere bisognerebbe trovare un protocollo ad hoc per affrontare questa situazione. Ecco, quindi la soluzione quale potrebbe essere, Carbonetti? Questa potrebbe essere una di quelle. Certo. Visto che il questore si è dimostrato una persona sensibile su questi temi, anche l'amministrazione, un tavolo tecnico dove definire un modo d'azione comune, una collaborazione più stretta, definire bene anche appunto quelle che sono le competenze e quant'altro, e poi tutte quelle altre soluzioni che invece riguardano i pubblici esercizi, servizio all'esterno, ridurre la musica e quant'altro. Se c'è questo tipo di sinergia, probabilmente un risultato lo otteniamo. Sicuramente non bisogna abbandonare il territorio, perché abbandonarlo vuol dire lasciarlo in mano a questi soggetti e quindi lasciarlo scoperto da ogni tipo di presidio. Ecco. C'è un locale vicino a uno dei miei locali, l'Infrangibile, e non faccio il nome ovviamente perché non voglio, che ha deciso di ridurre il suo orario di chiusura. Proprio l'altra sera sono passato lì e una vicina mi dice: ma era meglio che stavano aperti. Un commento di un semplice cittadino, perché alla fine fuori c'erano si 40 creano. Persone col bicchiere, ecco, in mano, si creano che i disturbavano, bivacchi, di no? Più. Ecco, si esatto, creano i bivacchi esterni. Mi diceva: era meglio che stavano aperti, li tenevano dentro, non si creava il problema. Parlando di tempi, ci sono delle situazioni, degli appuntamenti che vi siete dati, una tabella di marcia adesso per cercare di trovare una soluzione o cominciare a lavorarci su? Al momento no, ma sicuramente sarà uno dei temi dei prossimi giorni, quindi noi come associazione e anch'io personalmente sono disponibile, do la mia disponibilità a qualsiasi tipo di incontro per affrontare la questione. Certo. Benissimo, intanto grazie del contributo, come sempre avremo occasione di risentirci anche per sapere un po' come si stanno evolvendo le cose. Intanto buon lavoro. Grazie altrettanto. Era Roberto Carbonetti, presidente provinciale FIPE Confcommercio e vicepresidente nazionale del SILB, ospite su Radio Sound Piacenza 24.